Ehi gente, bentornati a Justice for All. La scorsa volta abbiamo rotto i lucchetti di Adrian Andrews. Grazie a Edgeworth abbiamo scoperto questo legame molto stretto che aveva con Celeste Impax. E avrebbe potuto fare di tutto per lei. Vedremo adesso se si è effettivamente spinta all'omicidio di Juan Corrida. Non so, è possibile? Lei non sembra sapere dove si trova il biglietto di Celeste Impax. Il biglietto prima, l'ultimo messaggio prima del suicidio. Quindi penso che... È che non mi sembra il tipo di persona che andrebbe a ipotesi, che darebbe per scontato che il motivo della morte sia Juan Corrida. Però lo scorso episodio hanno detto che sta imitando il suo mentore, quindi non è detto che non è fredda e calcolatrice come sembra. Magari anche quella è parte della facciata. È quello che mi chiedo: stiamo parlando con Adrian Andrews o stiamo parlando con Celeste Impax riflessa su Adrian Andrews? O sto leggendo troppo in questo caso, in questo gioco? Ok, movente del delitto, sentiamo. Oh. Ed ecco che crolla. È vero, io sono sempre stata una persona tremendamente insicura. Sono piccola di statura e non ho molta fiducia in me stessa. Ho provato a superare queste mie debolezze, cercando di essere forte. Non volevo che nessuno scoprisse la verità. Wow. Questa è nuova anche di musica. Signorina Andrews! Questa era l'unica verità che avrei voluto portarmi nella tomba. Era il mio segreto, il mio unico grande segreto. Ma mi dispiace. Ora si sarà fatta un'opinione molto negativa di me, vero? Beh, no. Se non hai ammazzato nessuno. La prego, signorina Andrews. Io voglio sapere solo la verità. Nient'altro. Qualcuno ha nascosto il biglietto con le ultime parole di Celeste dopo il suicidio. E questo qualcuno è Juan Corrida. Oh, l'ha nascosto lui, sicuro? Celeste. Senza di lei. Senza di lei, senza di lei mi sentivo persa, mi sentivo perseguitata da tutti. Quindi si è avvicinata a Juan Corrida per recuperare quel biglietto, o sbaglio? A quanto pare i giornali scandalistici non raccontano solo menzogne. Ironico, vero? Beh, come si suol dire, non c'è fumo senza arrosto. Niente di più vero, purtroppo. Quando puntano una persona, la fanno letteralmente arrosto. Ma io non avrei mai ucciso nessuno, neanche per recuperare quel biglietto. Non ne sono capace, glielo garantisco. Bene, per ora può bastare. Avrei del lavoro da sbrigare. Capisco. Oh, avrei un piccolo favore da chiederle. Il mio tentato suicidio. Vorrei che non ne parlasse in giro. Signorina Andrews! Sì, se la gente scoprisse quanto sono debole... Io preferirei morire piuttosto che vivere con una tale vergogna. Ok, ho capito, resterà un segreto. Adrian Andrews sembra una donna molto razionale, che non parla mai a sproposito. Grazie mille. Signor Nick, posso chiederle una cosa? Certo. È da un po' che la signorina Andrews giocherella con quella carta che è in mano. Oh, l'hai notata anche tu, nice. Quella carta? L'ho notato anch'io, in effetti. Nice, era qualcosa! Non erano segmentali. Signorina Andrews, cos'è quella carta che hai in mano? Ah? Oh, questa? Non lo so, me la sono ritrovata nella borsa. È una conchiglia, quindi. O un pesce? Ah, cos'è? Sembra una conchiglia. Direi di sì, non le pare? Non ricordo di aver mai posseduto questa carta. Dove l'avrò mai trovata?
Non ricorda qualcosa? Deve essere un evento piuttosto insolito per lei. Bene, ora devo andare. Affido al signor Angard alle sue abili mani. Quindi non è stata lei. Chi è stato, quindi? The Killer? Ma perché protegge Matt Angard, allora? Che faccio adesso? Hey, Pearl. Che facciamo? Bene, penso che qui non ci sia nient'altro di utile. Ilan, mistica Maya, sta bene? Stai evocando la legge di Murphy, Pearl? Oh, Pearl, tutto questo la sta mettendo a dura prova. Stanotte non ho chiuso occhio, ed è da stamattina che siamo in giro. Cosa c'è, signor Nick? Torniamo allo studio per un po', che ne dici? Sarai molto stanca. Oh, no! Sto bene, glielo assicuro! Sto bene, davvero! Non mi sembra proprio. Vabbè, torniamo agli appartamenti. Se mai le do un karate chop sul collo. La metto a dormire forzatamente. E andiamoci. E adesso, cosa facciamo? Beh, abbiamo scoperto una cosa fondamentale. Adrian Andrews è un movente. Parli del biglietto lasciato dalla signorina Impax prima di morire? Esatto. E poi è stata lei a trovare il cadavere della vittima. È molto astuta. Sì, ma da come parlava non penso che sia stata lei. Anche se, effettivamente, se sa erigere una facciata di un certo tipo, può chiaramente mentire a briglia sciolta su tutto. Quindi non dovrei farmi distrarre dei suoi occhiali. Bip, bip, bip. Vedi? Ho detto che Pearl stava evocando sta cosa, parlandone. Ok, sentiamo cosa da dire. Non è ancora passato un giorno, no? Saranno passate poche ore. Ah, signor Nick! La ricetrasmittente! Bip. Pronto! Studio legale di Wright & Company! Non sta rispondendo al telefono, signor avvocato. Maya! Dov'è Maya? Come promesso, non mi sono mai avvicinato a lei. Per fortuna. Forse è per questo che sembra piuttosto affamata. Cosa? Mi sa che riesco di ottenere quel verdetto il prima possibile, avvocato. Ad ogni costo, non crede anche lei. Aspetta, Maya! Voglio parlare con lei! Maya, sei tu? Sorellina, parla con la mia sorellina! Bip! Con mia? Maya! Maya! Accidenti, eri attaccato. La mistica Maya ha detto parla con la mia sorellina, vero? Sorellina? Ma cosa avrà voluto dire? Non lo so, Phoenix! Oh, è lei che parla adesso? Avanti, Phoenix. Sei sempre il solito. Scusa. Ah! Mia! Ho un messaggio da parte di Maya. Posso dirti tutto quello che vuoi su di lei. Ok. Nice, come pensavo. Parliamo. La situazione di Maya prima. Come sta Maya? Sta bene, per ora. Pare che il suo rapitore sia un uomo di parola. Sono felice che stia bene. Ma dimmi, Mia, tu come fai a saperlo? Maya mi ha evocata non appena è stata rinchiusa in quel posto. Ho letto il biglietto che mi ha lasciato. E poi ho cercato di ottenere quante più informazioni possibili su quel luogo. Non sapevo che si potesse usare l'evocazione in questo modo. Bravo, Maya! Nice. E probabilmente The Killer non lo sa, come fa a immaginarlo? Il rapitore, sai chi è? No, purtroppo. Pare che Maya sia stata narcotizzata appena giunta alla reception dell'hotel. E? Non ha visto il volto del suo aggressore.
In questo momento, Maya è imprigionata in un luogo molto buio. Ti riferirò tutto quello che ho sentito quando ero lì con lei. Quando eri con lei? Flashback. Ok, sentiamo. Cosa ha sentito? Ho i crampi allo stomaco. Quanto darei per mangiare una torta di mele? In queste situazioni i dolci danno sempre una marcia in più. Ma non devo scoraggiarmi! Ha promesso di non uccidermi! Non morirò! Sorellina, chissà se sei con Nick in questo momento. Wow! Oh, posso esaminare proprio? Ok, nice, nice. Certo che se mettessero l'impegno che mettono negli ultimi casi, in tutti i casi, sarebbe una serie molto migliore. Non sto insegnando che non lo sia, ma... Beh, il biglietto sembra la cosa principale, quindi lasciamolo per ultimo. Quindi... E questo cos'è? Sembra che qui ci siano molte bottiglie di vetro. E queste sembrano botti. Che sfortuna! Io sto morendo di fame, non di sete. Ok. Wow, è tutto un esame. La porta. Accidenti, è chiusa. Ah, quindi non è legata. Ma la serratura di questa porta non sembra molto difficile da aprire. Gli eroi della TV usano sempre delle carte di credito o dei pezzi di cartone. E poi, clic, la porta si apre magicamente. Ah, chissà se qui intorno riesco a trovare qualcosa di simile. Evasione? Evaderemo? No, non possiamo evadere perché questo è un flashback. Però... è un flashback? Sì che è un flashback. Il muro in sé. Non riesco a vedere bene con questo buio, ma sembra che lì non ci sia niente. Ok, qui c'è del cartone. Qui hanno ammucchiato un sacco di roba, ma è troppo buio per vedere di cosa si tratta. Ma... Non c'è... C'è la luce qua, no? E se è riuscita a capire che la porta è chiusa, vuol dire che può camminare, quindi... Non può prendere qualcosa e avvicinarlo alla luce? Vabbè. Bene. Non penso che ci sia altro, no? Tutto qua. Quindi. Scatole qua in cima? No. Ok, il foglio. Eh? Qualcuno deve aver perso una carta! Oh, shit! Sembra un biglietto da visita, ma non c'è scritto alcun nome. È una conchiglia, o almeno credo. Una carta molto strana. Oh, ho trovato la carta con la conchiglia! Forse con questa riuscirò ad aprire la porta. Questa carta mi farà uscire di qui, me lo sento. Sono un genio! Bene, e ora, signor rapitore. Bene, e ora, signor rapitore, se vuoi scusarmi. Clic! Ha funzionato! Ok, ora me ne vado di corsa, via di qui! Nick e Pearl saranno molto in pensiero per me. Meglio non farli aspettare ancora. Ta 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 taram! Taram pam pam!